Siamo in compagnia del professor Dejani, presentiamo a Bacoli un nuovo libro su Maurizio Sarri, Una vita da raccontare. C'è tanto da raccontare della vita di Maurizio Sarri, ci pare da capire. Eh beh, è una vita dai dilettanti, dai professionisti, fino ai professionisti, dai dilettanti come calciatore e poi come allenatore, quindi è una storia molto lunga e anche tormentata, perché è fatta di alti e bassi, di situazioni difficili. Comunque è finita bene per ora, perché è arrivata al Chelsea, quindi è il massimo della soddisfazione per un allenatore, finire in Premier League. Professore, dietro Sarri c'è anche un'ideologia, questo sarrismo che porta dietro di sé, forse un'ideologia politica, mi consento di dire, e anche un'ideologia mentale personale, o no? Sì, allora distinguiamo il sarrismo è un movimento che in realtà, oltre che politico, perché è più che altro, diciamo, uno scherzo, secondo me, è un movimento che si ispira alle idee di Sarri, quindi dal punto di vista delle sue qualità di allenatore, della sua capacità di essere un combattente, quindi questo ha alimentato tutta questa retorica, che poi in realtà è una retorica. Che però fa piacere, perché dimostra che il personaggio è molto seguito, è un personaggio attivo, quindi particolarmente interessante per chi lo deve studiare, come ho fatto io. Mi riallaccio a questo: perché secondo lei è particolarmente interessante? Perché il napoletano si è legato tanto a Sarri? Beh, allora, un po' è stato per la casualità che lo ha visto nascere a Napoli, quindi questo era un segno del destino. Lui era un ragazzino che tifava Napoli quando aveva pochi anni, 10 anni, e quando stava a Filline Valdarno lui continuava a tifare Napoli, mentre tutti i suoi amici tifavano per la Fiorentina. Quindi c'è questa caratterizzazione, insomma. Poi successivamente c'è stato una valorizzazione del personaggio, dell'uomo, perché insomma è importante quello che lui ha fatto per Napoli, l'escalation del triennio napoletano fino a concludersi quasi allo scudetto, per un pelo non c'è stato lo scudetto, quindi questo fa sì che i napoletani lo amino, perché si è stati, nonostante la Juventus fosse più forte, ma si è stati vicini al grande sogno, che poi era anche la vita di Sarri un sogno, tutta la vita di Sarri è stato un sogno, quindi c'era questa simbiosi, questa particolare concentrazione che ha aiutato gli uni e gli altri a vedersi bene. Infatti Sarri non ha avuto problemi con il pubblico, ha avuto qualche problema con la presidenza, ma non con il pubblico. Ultima domanda, professore: Maurizio Sarri, Una vita da raccontare, ma come è nata la scintilla per raccontare la vita di Sarri? Come l'è nata la scintilla nel scrivere questo libro? È nata perché io, questo è il secondo libro di due che ho fatto sul calcio. Il primo era una storia che terminava dalle origini, dal 1898, nascita della federazione, fino al 1981, e questo qui, il secondo, doveva raccontare il secondo quarantennio. Visto che non avevo la possibilità di fonti di dare la stessa impostazione che avevo fatto nel primo, ho pensato di scegliere un personaggio che mi desse la possibilità di affrontare il calcio a 360 gradi, e questo personaggio era unico, Sarri. Quindi è stata fatale la scelta di ricorrere a un personaggio come lui, che mi permetteva di fare una storia rilevante, interessante, che dai dilettanti è arrivato sino appunto alla Premier League.